A poche ore della tragedia avvenuta a Campagna, un altro incidente stradale ha scosso il Salernitano. Un uomo di 42 anni a bordo della sua motocicletta ha purtroppo perso la vita a Serre, in località Pagliarone. Si chiamava Cristian De Vivo ed era di Nocera Inferiore. L'uomo viaggiava a bordo della sua moto insieme ad un gruppo di motociclisti che avevano deciso di trascorrere la domenica negli Alburni, quando ha perso il controllo del mezzo finendo in un uliveto sottostante alla sede stradale. Il violento impatto non gli ha lasciato scampo, inutili tentativi di soccorrerlo da parte dei sanitari del 118 allertati dagli amici del Centauro. Sul posto sono giunti i carabinieri di Serre sotto il comando della compagnia di Eboli, il sindaco di Serre Antonio Opromolla, profondamente scosso dalla tragedia. La notizia della tragica scomparsa di Cristian De Vivo, che ha perso la vita in un incidente stradale, ci ha lasciati senza parola, ha scritto il sindaco Opromolla. Il sindaco, l'amministrazione comunale, tutta l'intera cittadinanza si stringono intorno al dolore che ha colpito la famiglia De Vivo e tutti gli amici del giovane Centauro. A loro giunga l'immenso abbraccio di Serre. In queste parole il cordoglio della comunità espresso sulle pagine istituzionali del comune di Serre.